e sotto gli occhi di tutti l'uccisione del barone D'Onofrio. Ecco, per chi ha esperienza, questo omicidio è estremamente significativo e di gravità notevolissima, perché vi dimostra tante cose. Primo, vi dimostra ancora una volta che è completamente finito il controllo dei Greco nel territorio di Chocou. Secondo, per le modalità con cui è avvenuto, l'elevato grado di addestramento militare di questi personaggi. Terzo, vi dimostra il grado di infiltrazione della mafia nel tessuto sociale. Se un barone D'Onofrio viene ucciso in modo così plateale è perché all'esterno venga recepita in modo assolutamente chiara la lezione che si dà a chi in qualche modo ha sgarrato. Su questo non c'è dubbio. Che non fosse un uomo d'onore deriva dal fatto che, ecco, questo, anche in questo è un fatto importante. Questo omicidio vi dimostra che era vicino, ma non era uomo d'onore, perché se fosse stato uomo d'onore sarebbe stato fatto sparire, non c'erano problemi per farlo sparire. L'uomo d'onore viene ucciso platealmente solo quando non se ne può fare a meno. Non è necessario, anzi, non, i panni sporchi si lavano in casa. Da quello che mi è stato detto, è stata inserita un congegno esplosivo che è stato fatto esplodere a distanza, ma solo per fermare la macchina. Se così è così. Ecco, se così è, perché non inserire un bel congegno esplosivo che facesse saltare in aria tutta la macchina? Perché doveva essere fermata la macchina in quel punto. E lì poi doveva essere ucciso in maniera chiara e ammonitrice per tutti.